Giornata caldissima, la quarta di A1 per la temperatura in vasca, ma anche fuori, un sabato con temperature molto elevate qui nella capitale. La vicina dei Foro Italico, dei mosaici del Foro Italico, si incontrano Lazio e Brescia. Il via all'incontro, giù il galleggiante, il primo confronto, tra poco leggeremo anche le formazioni. Sfida tra numeri due, a vincere è Alesiani. E allora il capocannoniere della Serie 1, Cannella, il tiro, la parata di Soro! Cristian Presciutti, il passaggio intercettato da Antonucci, ma solo sfilato, Figari, il tiro e la rete del Brescia. Questa volta 1-0. Un po' di tempo, l'espulsione, uomo in più per la Lazio, il primo, giocato veloce con la possibilità per Vitale di andare alla conclusione. A proposito di campioni del mondo, mentre c'è la conclusione di Giacomo Cannella, lo conosciamo, l'abbiamo visto tante volte fare questi gol, è sempre uno spettacolo. Parte Elfic, il tiro e la rete, Nicolas Elfic, quinto gol per lui. 10 secondi per concludere, palla Leporale, ancora Matteo Leporale, dopo la tripletta con la canottieri, il suo braccio è bollente. Trova spazio Bertoli, si allarga rispetto alla posizione, ma cosa ha fatto anche l'altro centro, Zeno Bertoli. Attenzione però il pressing di Nora, tutto regolare su Elfic, permette al Brescia di andare praticamente da solo contro Soro. Si alza adesso Soro su Nora, un minuto da giocare in questo primo tempo bellissimo. Ah, il vantaggio del Brescia che raddoppia, di va 4-2 con la rete di Jacopo Alesiani. Bertoli al centro, riceve Vigari, si gira Soro, ancora un muro, Vigari, tiro ancora Soro, che spettacolo, Slobodan Soro. Presciutti ha superato con Soro, ancora! Ma che portiere è Slobodan Soro! Presciutti, scambio di due, 5 secondi per concludere, il tiro Presciutti. Questa volta Soro non può nulla, il 5-2 di Nicola Presciutti. Antonucci ha spazio, si alza Antonucci, andrà lui, serie di finte, il tiro! Mattia Antonucci! 7 secondi per concludere, il tiro che arriva adesso, Alesiani! Perfetto l'angolo su cui non può arrivare Sora. 6-3. Attenzione, cambio di fronte per Leporale. Colosimo Leporale. Mi ricorda qualcosa. Cambio fra due, arriva il tiro di Nora questa volta. Palo, esce Soro, ma Bertoli riesce a metterla dentro. In questo caso Antonucci lo va a aiutare più il portiere laziale. Soro chiama i suoi a difendere. Figari però riesce con troppa facilità a tirare e a trovare il gol. 8-4. L'esperienza si fa giocando anche queste partite ad altissimo livello, quindi correttissima l'azione di Claudio. Peccato ora per la deviazione. Il tiro del numero 6 Nicolaidis per il 9-4, deviato dall'alto di Giorgi, ha beffato Soro in questo modo. Parte Presciutti, il tiro ancora Slobodan Soro, 3 rigori su 3 parati, incredibile. Alesiani allora tu per tu con Soro, Alesiani si alza Soro, la butta dentro, 10-4 il gol di Alesiani. Un po' più dinamico però per la Lazio che arretra male, Presciutti serie di finte, la palomba, mette a sedere Soro, 11-4, se ne però si libera improvvisamente, 12-4 il punteggio, troppa libertà qui, Soro non poteva far nulla. Ora però c'è una possibilità e il tiro e la conclusione della Lazio che torna al gol. La palomba per Leporale di Marini, grande Marini, grande Leporale, sesto gol della Lazio. Parte Cannella, il tiro e quasi quasi Garofalo intercettava. Taggio dinamico concesso al Brescia, il tiro di Rivetti con Cannella, tu per tu contro Garofalo, Cannella la rete del 15-6. Difesa di Bertoli, ancora Lesiani, il tiro, ancora Lesiani, più 10 Brescia, 7 secondi, il tiro, Garofalo che non trattiene sulla conclusione di Bertoli.
mancano 5 secondi alla fine della partita, tieni la palla in breccia, finisce qui 6-17 il punteggio. Tanti applausi per una Lazio che comunque ha tenuto testa per un po' al Brescia.